A fine anno è arrivato il bilancio dell'onorevole Laura Venitelli su quanto svolto in questa stagione ricca di impegni politici e istituzionali. Infatti, la deputata molisana del PD ha voluto in conferenza stampa presso la sede termolese del partito mettere alla luce tutti i provvedimenti adottati per il rilancio economico del Molise, dall'impegno sull'area di crisi a quello sulla ricostruzione, inoltre quello per evitare l'uscita dal patto di stabilità per il comune di San Giuliano, senza tralasciare lo zuccherificio del Molise e il comparto pesca. Partiamo dalla risoluzione sull'area di crisi che ho presentato quest'estate, ai temi importanti come quello della filiera bieticolo-saccarifera, la pesca e quindi l'individuazione e necessità di un rilancio del settore con la costituzione del distretto del Medio Adriatico, temi importanti dal punto di vista ambientale come l'ordine del giorno sul riconoscimento del Parco del Matese e la presentazione della proposta di legge sul Parco del Matese. L'ordine del giorno per la tutela della nostra costa approvato dal governo per quanto riguarda la costa dei Trabocchi, l'emendamento che ha portato a mettere in salvo i conti del comune di San Giuliano, emendamento approvato dal governo Renzi nell'ultima legge di stabilità, l'impegno anche sulla ricostruzione del Molise e poi i temi che sono stati di carattere nazionale, che sono appunto quelli della proposta di legge passata in prima lettura sull'agricoltura sociale e sulla biodiversità. E sempre per quanto riguarda i temi di carattere nazionale, la presentazione della proposta di legge sull'abolizione del rito Fornero, che è un po' il mio cavallo di battaglia, unitamente a poi l'impegno e il lavoro che ho fatto all'interno della Commissione Lavoro sul Jobs Act. Dunque, a detta dell'onorevole, sono stati presi una serie di provvedimenti per il rilancio della regione Molise, ma certo è che per vederne i frutti ci vorrà ancora del tempo e per ora restano solo proclami in attesa di fatti concreti.